tuo sé superiore conosce sempre cosa è meglio per te, ma non sempre riesce a far pervenire il suo messaggio alla dimensione interessata, perché il canale di comunicazione è occluso. Esso si serve allora di altri strumenti, tra cui una posizione primaria occupa il sogno. Il sogno è considerato, fin dalla notte dei tempi, veicolo di messaggi celesti. Esso si esprime però con un linguaggio simbolico, celando l'interpretazione letterale il vero significato, e noi, uomini e donne del terzo millennio, abbiamo disimparato a tradurlo, trascurando questa potenzialità a tal punto che molti sono convinti di non sognare perché non ricordano i loro sogni e non li ricordano proprio perché non prestano loro attenzione. Se non l'hai già fatto, è il momento di riappropriarti di questa facoltà. La sera, prima di addormentarti, ripeti a te stesso una frase del tipo «Io ricordo perfettamente i miei sogni». Può darsi che il meccanismo non scatti subito, ma se persisterai per qualche tempo, ti sorprenderai un giorno ad avere chiare in mente le tue immagini oniriche. A questo punto puoi anche programmare i tuoi sogni, impostandoli su un problema che ti sta a cuore per ottenere suggerimenti e indicazioni o avere chiarimenti. Può succedere che tu non riesca subito a tradurre la simbologia onirica, ma se questo non accade, hai comunque a disposizione uno strumento straordinario per decodificarla, la meditazione. Poni allora durante il giorno come oggetto meditativo gli elementi onirici che non hai compreso e la tua capacità immaginativa e intuitiva, unite al rilassamento, faranno emergere il vero significato, giusto per te. Perché, esotericamente parlando, sonno, sogno e meditazione sono tre aspetti differenti di uno stesso stato. Inizierai allora un dialogo con il tuo sé, che ti aiuterà a percorrere con passi sicuri il tuo cammino evolutivo e ti porrà nella condizione di essere d'aiuto anche ad altre persone.